Buongiorno a tutti, vi abbiamo convocati perché finalmente siamo riusciti dopo mesi a ristabilire un pochettino di legalità all'interno del consorzio Alto Ionio Reggino, l'ex consorzio di Cauronia. Questo perché con forzature nel corso degli ultimi tempi il presidente uscente Arturo Costa aveva cercato in tutti i modi di bypassare quello che è un normale sistema democratico di elezione e di continuare a perpetuare una gestione dissennata del consorzio. Grazie agli agricoltori e ai dirigenti delle organizzazioni appartenenti a Confagricoltura, CIE e Copagri, due sono presenti, Pepperone e Carnà sono presenti, grazie alle loro denunce siamo riusciti a porre queste disfunzioni e questo mancato rispetto delle regole all'attenzione del Dipartimento Agricoltura, del Direttore Generale Salvino, anche del capogruppo del PD regionale in consiglio, onorevole Romeo, i quali hanno portato le nostre istanze in giunta e la giunta ha deciso di congelare, di sospendere il procedimento amministrativo. Inutile che ci prendiamo in giro, questo è il prodromo, il presupposto per il commissariamento del consorzio di bonifica di Cauronia. È un provvedimento che abbiamo auspicato non in danno di qualcuno, ma soprattutto per restituire agli agricoltori il consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono proprio in qualità di consorzi degli agricoltori, devono rendere dei servizi. È da tempo che siamo impegnati in questo tipo di battaglia. La Regione comincia ad essere sensibile a queste necessità. Nell'incontro che c'è stato con i dirigenti e i politici regionali abbiamo anche sottolineato ed auspicato una riorganizzazione di tutto il sistema consortile di bonifica calabrese, che possa partire da una riperimetrazione, che possa riportare i consorzi di bonifica ad un sistema di gestione oculato ed economicamente gestibile per il futuro, e proprio per questo motivo ci aspettiamo che la politica regionale, anche facendo sponda su di noi, quindi convocandoci, agendo di comune accordo con noi, voglia finalmente interessarsi di questo settore che va riformato, e non va riformato soltanto elaborando ed adottando i piani di classifica per giustificare la contribuenza, ma va riformato anche perché ai consorzi si possono benissimo assegnare una parte di quei compiti che precedentemente erano attribuiti alle comunità montane, una parte di quei compiti che precedentemente erano attribuiti alle province. I consorzi di bonifica, se riformati in modo concreto e in modo illuminato, sicuramente rappresentano una grossissima realtà del territorio e rappresentano una grossissima risorsa per gli agricoltori e anche per i lavoratori che lavorano all'interno dei consorzi. Quindi vi preghiamo, in qualità di organizzazioni professionali agricole, di dare il più ampio risalto a queste notizie, anche perché negli ultimi mesi, nonostante gli sforzi fatti per giungere a quello di cui stiamo parlando oggi, le attenzioni erano più rivolte a questo tipo di gestione del consorzio che non invece a chi si lamentava di cosa stesse succedendo all'interno del consorzio. E mi riferisco a tutta una serie di violazioni amministrative che sono state acclarate, sono state ormai certificate dalla Regione e hanno portato al congelamento del procedimento elettorale. Sì, sono pronto a rispondervi. Con la lista di Arturo Costa c'è un signore che fino ad oggi pare che sia vicepresidente. Sì, e ancora. L'ha convocato. In che quota sindacale? Era in quota Confagricoltura, lui non è mai stato un dirigente della Confagricoltura, non è mai stato associato a Confagricoltura. Diciamo che ci chiese la disponibilità perché c'era parso in quel momento fosse una persona seria. Però poi non ha seguito quelle che sono le linee dell'organizzazione. Un'organizzazione è tale quando dà determinate linee da seguire. La Confagricoltura poi è molto rigida da questo punto di vista, perché noi perseguiamo l'efficientamento di tutti i servizi da rendere all'agricoltura.
così come siamo critici nei confronti del PSR, dell'autorità di gestione del PSR, della regione, dell'Arcea quando non paga nei termini, siamo anche critici all'interno di tutti quegli organi partecipativi all'interno dei quali noi siamo rappresentati. Avete visto che ad esempio al rinnovo del consorzio di bonifica di Rosarno noi non abbiamo partecipato come Confagricoltura, perché non abbiamo creduto in quel tipo di progetto che volevano imporci. E allora o si riesce attraverso le regole democratiche a stabilire un percorso comune all'interno del quale si stabiliscono degli obiettivi e poi si perseguono degli obiettivi che devono essere sempre designati avendo riguardo a quelle che sono le esigenze degli agricoltori, oppure noi continuiamo a fare la nostra opera, che è quella di sindacato agricolo di categoria, quindi a tutelare gli interessi degli agricoltori e delle imprese agricole. Non è in quota Confagricoltura. Era in quota Confagricoltura. Può precisare il direttore regionale, vi può precisare meglio. No, lo dico per un semplice motivo, perché stamattina ho scritto un articolo non sapendo cosa scrivere, ci ha messo il punto interrogativo. Giustissima la domanda. Infatti ci evinceva da là già la domanda. Perché c'era. Beh, no. Io ho messo il punto interrogativo perché non sapevo, non potevo ovviamente dire fuori o. Questa conferenza stampa è utile anche per chiarire alcune posizioni rispetto a un processo che è stato avviato da qualche anno e che alla fine si è concretizzato con quest'atto della regione. Io parlo in veste di osservatorio tra virgolette regionale, come direttore regionale, anche se contestualmente sono ancora seguo la sede provinciale di Reggio Calabria, quindi sono parte attiva di tutto quello che è successo in questo periodo. Confagricoltura in tempi non sospetti, proprio per il senso di responsabilità e per l'attenzione che abbiamo per il territorio e per le aziende agricole, ha dato disponibilità al presidente Costa di entrare a dare un supporto alla gestione del consorzio. Nel tempo ci siamo resi conto che questa disponibilità che Confagricoltura aveva data era stata totalmente deviata dal comportamento amministrativo e gestionale, con atti di una gravità assoluta. Ora io non entro in merito se la filiera della burocrazia abbia fatto filtrare o non abbia fatto filtrare al presidente regionale alcuni eccessi di gestione dei consorsi. Ma è sotto gli occhi di tutti che i consorsi, non solo questo di Cavoleone, che fino a qualche anno fa era il fiore all'occhiello dei consorsi, degli 11 consorsi di bonifica della regione Calabria, oggi sicuramente non sta ai primi posti. Quindi questo è il segno che la gestione è stata disastrosa. Tra l'altro voi avete avuto modo, come tutti quanti noi, di leggere sui giornali la deviazione che hanno avuto i consorsi di bonifica attraverso l'URBI, nel senso che, o l'AMBI, che vuol si dica, attraverso quella che è stata la cinque trasmissione di un'organizzazione. Cioè i soldi dei consorziati, che non sono i consorziati associati di un'organizzazione, ma sono i consorziati associati a tutte le organizzazioni, sono state distolte per finanziare manifestazioni e balletti di qualche organizzazione. E questo è di una gravità assoluta per quanto riguarda Confagricoltura. Nel processo di rinnovo del consorzio Alto Ionio-Regino, Confagricoltura si era confrontata sul territorio dando anche un'apertura alla Coldiretti per dire nome e cognome dell'organizzazione, nel senso di cambiare totalmente uomini e strategia rispetto a quello che stava avvenendo sul territorio. Questa nostra disponibilità non è stata accolta. Con il signor Perri, che faceva parte in termini collaborativi, ma come giustamente ha sottolineato il presidente provinciale di Confagricoltura, non è nei libri sociali di Confagricoltura, non è un dirigente di Confagricoltura, era solo un collaboratore. Si è stato detto, se vogliamo fare un percorso insieme alla Coldiretti deve essere alla luce del sole. Noi non siamo per mettere la bandierina colorata, ma siamo per dare servizi alle aziende e cercare di portare contributo al territorio. Questo percorso Non so i motivi, non me li chiedete perché sinceramente sarebbe da parte mia un po' spregiudicato o supponente dire quali sono le motivazioni, però indubbiamente le motivazioni non erano quelle che noi ci aspettiamo, per cui abbiamo totalmente allontanato, tra l'altro noi stiamo riorganizzando l'area dal punto di vista sindacale, l'area dell'Ionico come Confagricoltura.
questo processo, ritornando al merito della questione che è stato assunto, questo atto che è stato assunto dalla Regione che formalmente blocca il processo elettivo, perché ci sono effettivamente delle carenze dal punto di vista dell'applicazione dello statuto e della legge che regolamenta i consorsi di bonifica, fa quello che noi chiedevamo ormai da tanti anni, proprio per avere chiarezza di quello che avviene all'interno del consorzio di bonifica, di cui noi siamo coscienti, tante delibere le abbiamo anche mandate alla Regione, forse gli ordini, diciamo l'ente, l'ufficio subregionale di controllo è stato un po' disattento, un po' superficiale, perché ci sono atti di una gravità assoluta che rasentano il penale. Formalmente oggi assume questa decisione, fa l'accesso agli atti, noi siamo convinti e certi che questo porterà al commissariamento. Il commissariamento non è una brutta cosa, il commissariamento, se fatto con una certa logica e gestione, dà potere anche alle organizzazioni di sedersi col commissario e immaginare quello che deve essere un percorso sia amministrativo, ma un percorso che porta a trasparenza tutta l'attività del consorzio, e dare quei servizi che le aziende oggi ci chiedono. Non è solo un problema di quest'area, dove ci sono alcuni territori che hanno carenze idriche per la cattiva gestione dell'acqua in termini di programmazione, ma l'intero regione sta vivendo questa grandissima difficoltà. Noi veniamo da un tavolo convocato su pressione delle organizzazioni Copagri, Confagricoltura e CIA dalla Regione Calabria sulla problematica della siccità, quindi questa prolungata stagione di pioggia, dove si evince chiaramente su tutti i territori quella che era cattiva gestione che i consorsi, oggi in mano quasi totalmente a una sola organizzazione, hanno fatto. Noi dobbiamo dare i servizi, noi non possiamo perdere quello che è il patrimonio economico, sociale, occupazionale della Regione Calabria, che è basato sull'agricoltura. La dissennata gestione di questi consorsi purtroppo oggi hanno alzato il livello d'allarme. Non vorrei, forse un po' supponente questo, pensare che il Presidente Olivero, preso coscienza di tutto quello che sta avvenendo, partendo dal consorzio di Caulonia, voglia effettivamente mettere mano a una riorganizzazione dei consorsi sul modello di quello che noi immaginiamo e che il Presidente sinteticamente ha evidenziato, quello di riorganizzare i consorsi sia in termini di confini territoriali, ma sia anche di competenze sulla gestione del rischio idrogeologico, della manutenzione degli scori, ma particolarmente su quella che è la fonte che oggi sinceramente è quella che è il potere, diciamo, economico, che è l'acqua. Allora, se noi riusciamo a fare questo con l'attenzione e la sensibilità che dobbiamo dire, qui lo sottolineiamo, l'hanno sottolineato, l'onorevole Romeo ha preso a cuore per raggiungere questo obiettivo, ma questo obiettivo non si può fermare solo al consorzio ex Caulonia, Alto Ione Regino, ma questo obiettivo per Confagricoltura regionale deve investire tutti i territori. Su qualche altro territorio ci sono già atti alla procura per quanto riguarda l'uso e la gestione dell'acqua che i consorsi stanno facendo, quindi il problema è di un'evidente gravità. Avete un grande cavallo di battaglia da giornalisti, ecco, proprio quello che ha detto il direttore penso sia il tema centrale. Si parla molto spesso di rischio idrogeologico, è un tema all'ordine del giorno di tutti i media, di tutte le trasmissioni. Un'oculata e corretta gestione dei consorzi di bonifica sicuramente può far risparmiare allo Stato molti più soldi di quanti bisognerebbe investirne per fare in modo che i consorzi di bonifica funzionassero per bene. Questo è un cavallo di battaglia che voi potete sfruttare, perché se voi pensate a tutti i lavoratori che noi abbiamo, noi dobbiamo assorbire lavoratori da Calabria Verde, dall'Afor, eccetera, eccetera. Se questi operai, invece che lavorare per questi enti, per queste scatole vuote, fossero impiegati in una corretta gestione dei consorzi di bonifica, noi riusciremmo non solo a mantenere a bada il rischio idrogeologico, ma a rendere un vero servizio per il quale nessuno avrebbe difficoltà a pagare. Quello che succede oggi invece è il contrario. Oggi i consorziati pagano per pochissimi servizi resi, ma soprattutto per garantire gli stipendi agli amministratori dei consorzi. Questo non va bene. Nel 2017 non si può più permettere che si vada avanti in questo modo. Quanti lavoratori conta il consorzio di bonifica? 450. Forestali. Sì.